La filiera ortofrutticola italiana fa sistema al MacFrut 2018 alla fiera di Rimini dal 9 all'11 maggio insieme ai protagonisti dell'ortofrutta, settore fresco di record con un export di oltre 5 miliardi di euro, più 2,5% sul 2017, a secondo posto come valore nell'agroalimentare italiano. Ma se il settore è in forte espansione, MacFrut non è da meno, con gli oltre 55.000 metri quadrati, 8 padiglioni, oltre 1.100 espositori di cui il 25% esteri, 1.500 buyers invitati da tutto il mondo. Presentata a Roma presso la sede dell'ICE la 35esima edizione di MacFrut, l'unica in ambito internazionale dell'ortofrutta. Il presidente Renzo Piracini spiega a The Fan News l'importanza della fiera in un contesto di globalizzazione. MacFrut è la fiera della filiera ortofrutticola. Quest'anno è la 35esima edizione, la quarta che si svolge a Rimini. Negli ultimi 4 anni, anche grazie al cambio di location, la fiera è più che raddoppiata, quindi veramente è una fiera internazionale. Quest'anno ci sarà veramente un forte sviluppo. Perché? Perché il settore è in grande cambiamento. L'Italia, noi non dobbiamo pensare alla filiera ortofrutticola solo pensando al prodotto, dobbiamo pensare a tutta la parte sementiera, a tutta la parte vivaistica, tutta la parte delle serre, le tecnologie di campagna, le tecnologie di lavorazione. Svilupparsi sul mercato internazionale ha, diciamo, anche la necessità di avere le tecnologie adeguate, un packaging adeguato. Se uno non deve avere solo il prodotto giusto, ma tutto deve essere giusto. Ecco che alcuni mercati che una volta sembravano lontani, oggi non lo sono più, perché il trasporto è abbastanza rapido e anche poco costoso. Quindi se gli altri vengono da noi, noi dobbiamo avere la capacità di andare a sviluppare negli altri mercati. Un pensiero va ai dazi e alla politica di scontro tra appunto Cina e America. Il settore ortofrutticolo corre dei rischi? Ma dunque, intanto devo dire che purtroppo noi siamo legati all'apertura dei mercati. Quando i mercati sono chiusi, vede il caso della Russia, oggi non possiamo fare nulla, non possiamo esportare i nostri prodotti perché il mercato è chiuso, c'è una fase di embargo. Però ci sono tante opportunità. Io credo che questa cosa, che oggettivamente è rischiosa, questa guerra doganale, sicuramente fa correre al settore dei rischi potenziali. Più che all'ortofrutta, penso ai materiali, alle macchine, a queste filiere che sono più globalizzate. Certamente comunque ci sono anche delle opportunità. Se pensiamo alla grande pressione che oggi sta facendo l'America sulla Cina, io credo che questo renderà la Cina molto più disponibile verso l'Europa e verso i propri prodotti. Quindi accanto dei problemi ci sono sicuramente le opportunità. Fondamentale nel percorso di globalizzazione il sostegno dell'ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero delle Imprese Italiane. Come spiega The Fan News la dirigente Anna Flavia Pascarelli, i primi 10 paesi destinatari dell'export sono quelli dell'Unione Europea. Con la fiera di MacFrut abbiamo una collaborazione che dura da più di 10 anni, che si è consolidata negli ultimi 5 anni nell'ambito del progetto di internazionalizzazione del sistema fieristico nazionale. Grazie a questa collaborazione ormai collaudata siamo riusciti a selezionare in vista di MacFrut ben 150 delegati. Si è detto appunto tanta la partecipazione e l'adesione da diversi paesi oltreoceano. Sì, i paesi sono ben 35, sono paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e chiaramente anche i paesi dell'Unione Europea, perché non dimentichiamo che la quota principale del nostro export di prodotti ortofrutticoli è ancora prevalentemente concentrata nei paesi dell'Unione Europea, dove la Germania è destinataria di ben il 42% della nostra esportazione ortofrutticola. Quindi da un lato dobbiamo cercare di continuare a consolidare questi dati nell'ambito del mercato interno e dall'altra bisogna cercare di lavorare per arrivare a quei paesi che ci sono più lontani e che, proprio perché sono più lontani, sono anche più difficili da raggiungere, peraltro per un prodotto che ha delle caratteristiche particolari come quello ortofrutticolo.